ho bisogno di voi, baule fatelo allestire dalle serve. Sono intorno alla padrona e non vi è caso di poterle nemmeno vedere. Vorrebbe sempre la servitù occupata per lei. Per andare in campagna non le basta un mese ad allestirsi. Due donne impiegate un mese per lei è una cosa insofferibile. E ne ha chiamate in aiuto due altre ancora. E che fa ella di tutta questa gente? Si fa fare qualche nuovo vestito? No, signore, il vestito nuovo glielo fa. Rinnovare i vestiti usati, si fa fare delle mantiglie, dei mantiglioni, delle cuffie da giorno, delle cuffie da notte, una quantità di forniture di pizzi, di nastri, di fioretti, un arsenale di roba. E tutto questo per andare in campagna? Sì, purtroppo è vero. Chi vuol figurare nel mondo conviene che faccia quello che fanno gli altri. La nostra villeggiatura di campagna è una delle più frequentate. La compagnia con cui sa andare è di soggezione e sono io pure nel caso di farti di quanto far dovrei. Ma le ore passano, bisogna partire innanzi sera. Non voglio che manchi niente. E la comandia, io farò tutto quello che potrò. Le posate, ho paura che siano poche. Due dozzine dovrebbero essere sufficienti. Oh, le posate si buttano frequentemente, due coltelliere non bastano. Fate una cosa, andate da Messie Gardin, fatevi dare due coltelliere, quattro sottocoppe e sei candelieri d'argento. Ah, andate voi dal mio droghiere, fatevi dare 10 libbre di caffè, 50 libbre di cioccolato, 10 libbre di zucchero e un sortimento di spezierie da cucina. Ah, e ditegli che lo pagherò al mio ritorno. Perdonate, signore. Mi disse l'altro ieri che sperava, prima che l'andassi in campagna, d'essere saldato del conto vecchio. Lo pagherò al mio ritorno. Buonissimo. Ah, badate bene che vi siano carte da gioco, il fornimento per 6 o 7 tavolini e che non manchino candele di cera. Anche la cereria di Pisa, prima di far conto nuovo, vorrebbe essere saldata del vecchio. Comprate cera di Venezia. Costa di più, ma dura di più. Ed è più bella. Oh, da prendere a quei contatti. La pagherò al mio ritorno. Ma signore, al suo ritorno avrà una folla di creditori che vi spieteranno. Voi vi inquietate più di tutti. Perderò la pazienza. Parlo per l'amore che le professo. Imparate a servirmi e non a seccarmi. Mandatemi cecca. Oh, vuol passare poco tempo che le grandette di villa lo ridurranno miserabile in città. E lo so anch'io che faccio più di quanto far dovrei. Ma lo fanno gli altri e non posso essere da meno. Signore. Ah, vieni, cecca, vai dal signor Filippo e digli che ho ordinato i cavalli di posta e che alle 22 partiremo insieme. Ah, passa poi dalla signora Giacinta di Guidiguola. Dille che fra poco sarò da lei. Ed infine, se forse vi sia stato, vi andrà il signor Guglielmo. Sarò vestita. Non posso soffrire che Giacinta tratti Guglielmo. Ella dice che deve tollerarlo per compiacere il padre, che non ha di lui inclinazione per una. Ah, ma io non sono in obbligo di credere a tutto e questa pratica non mi piace. Signor fratello, è di vero che avete ordinato i cavalli di posta e che sia da partire questa sera? Perché? Non si stabilì così fin da ieri. Ieri vi dissi che sperava di poter essere all'ordine per partire, ma ora vi dico che non lo sono. E mandate a sospendere quell'ordinazione dei cavalli. Perché? Assolutamente. Per oggi non si può partire. E perché per oggi non si può partire? Perché il sarto non ha terminato il mio mariage. E che diavolo è questo mariage? È un vestito all'ultima moda. Se non l'ha terminato per oggi, ve lo manderà in campagna. No, di certo. Voglio che me lo trovi. E lo voglio vedere finito. Ma la partenza non si può differire. Siamo in concerto ad andare col signor Filippo e la signora Giacinta e sa detto di partire oggi. Tanto peggio. So che la signora Giacinta è di buon gusto e non voglio venire col pericolo di scomparire in faccia di lei. Oh, di abiti ne avete in abbondanza. Potete apparire al par di chi che sia. Io non ho che delle anticate. Oh, se ve ne siete fatto uno nuovo anche l'anno passato. Da un anno all'altro gli abiti non si possono più dire alla moda. È vero che vi ho fatto rifare quasi tutti, ma un vestito nuovo ci vuole, è necessario e non si può far senza. Quest'anno corre il mariage. La contano di Torino, madame, ma no. Signora in campagna. Non credo se ne siano di tutti. E spero d'essere io delle prime. Ma che abito è questo? Vi vuol tanto a farlo? Mi vuol pochissimo. È un abito di seta, di un color solo, con la guarnizione intrecciata in due colori. E tutto con
siete voi, ci andrò io. Come? Senza di me? E avreste cuore di lasciarmi? Verrò poi a pigliarmi. No, non mi fido, se il cielo mi vorrete. E se dovessi restare in tempo che le altre vanno in villeggiatura, mi ammalerei di rabbia e di disperazione. Dunque? Risolvetevi di partire. Andate dal santo ed obbligatelo a lasciare tutto e a terminare il mio mariaggio. Oh, io non ho tempo da perdere, ho da far 100 cose. Maledetta la mia disgrazia. Gran disgrazia è vero, un abito in meno è una disgrazia assoluta, intollerabile, estrema. Sì, signore, la mancanza di un abito alla moda può far perdere il credito a chi ha fama di essere di buon gusto. Finalmente siete ancora fanciulla e le fanciulle non sanno a perdere con le maritate. Anche la signora Giacinta è fanciulla e va con tutte le mode, con tutte le gare delle maritate. E in oggi non si distinguono più le fanciulle dalle maritate. E una fanciulla che non faccia tutto quello che fanno.